contaminazione dei nostri cieli con sostanze chimiche che direttamente influiscono sulla qualità delle coltivazioni e della nostra salute. Il savetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren. Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.